Eccoci di nuovo. Questo è un video che dovevo fare da un sacco di tempo. Finalmente mi sono decisa a farlo. La review delle salviettine fria, che probabilmente molti di voi conosceranno. Allora, quasi un anno fa, non ricordo di preciso se marzo o aprile. Praticamente sulla pagina Facebook di Fria hanno fatto un'iniziativa molto interessante, l'avevo scoperta, mi pare, leggendo su Cosmopolitan. Praticamente l'iniziativa si chiamava Piccole donne crescono e invitava tutte le fan a postare delle loro foto da piccole con a fianco una foto attuale, la grande. E ci sono state addirittura ragazze che sono riuscite a postare una foto attuale riprendendo la stessa posa, gli stessi vestiti della foto da piccola, quindi sono molto carine. Non era un contest, non ci sono state vincitrici. Ci avevano detto che a chi avrebbe partecipato avrebbero fatto un omaggio, immaginavo, non so, un gadget o un pacchetto di salviettine. E invece mi arrivò un mega pacco pieno di roba. Ci sono rimasta proprio stupita. E dentro il pacco cosa c'era? Una marea di roba. Salviettine struccanti di vari tipi, salviettine multiuso, salviettine intime, carta igienica unificata, maschere viso. E anche salviette autoabbronzanti, praticamente contengono autoabbronzanti. Quelle sono le uniche che non ho ancora provato e praticamente da allora, vabbè, non è che mi trucco in maniera chissà quanto pesante tutti i giorni, però siccome ho appunto una marea, la gioia della marea, mi strucco praticamente solo con quelle. C'è da dire della Fria che comunque ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Adesso non vi posso dire prezzi precisi perché dipende un po' dai supermercati. Comunque si trovano un po' in tutti i supermercati, negli acquistatori, i super, fanno spesso offerte. Vi faccio vedere un po' tra tutte le cose, quelle che faccio vedere tutte perché alcune sono finite in Italia, alcune non so dove siano, alcune ancora non ho provato. Comunque, queste qui praticamente le ho finite, mi sono tenuta la busta per farvi vedere se vi interessano. Praticamente sono queste qui della confezione bianca e azzurra. Sono quelle standard, tra virgolette, praticamente le salviette struccanti viso, occhi e labbra. Hanno la particolarità di avere il tessuto a cuscinetti elasticizzato, adesso non me lo posso far vedere, comunque la salviettina non è liscia. Ha appunto dei cuscinetti, infatti se tenete la salvietta tesa praticamente i cuscinetti si dilatano seguendo le linee del viso. Altra particolarità è che praticamente la formulazione è composta dal complesso tripeptidico che ha azione levigante antilunga, la vitamina E che è azione antinvecchiamento ed equilibrante, la glicerina azione emolliente e idratante. Bello di questi qui è che appunto quando li usano, quando si usano, praticamente il viso rimane morbidissimo. E io non lo so, sarà per pigrizia, sarà perché appunto non è che mi trucco chissà quanto pesantemente, preferisco struccarmi con le salviette, è comodissimo, sono profumate, lasciano belle morbide, fantastiche. E queste appunto sono quelle normali. Quelle che mi piacciono ancora di più sono queste qua, le struccanti occhi, perché io appunto non sono un trucco chissà che, cioè al massimo metto un po' di correttore, matita, mascara, ombretto, rossetto, quindi non è che faccio trucchi pesanti, metto il fondotinta e il grosso da struccare appunto solo gli occhi, queste sono specifiche. Per gli occhi, soprattutto per chi ha problemi di borse e occhiaie, come nel mio caso.
Mi piacciono appunto anche per questo, mi piace tantissimo il profumo, anche queste hanno la vitamina E, l'acido ialuronico, e non hanno parabeni, sono studiate appunto per succare gli occhi e per prevenire questo, il problema degli occhiali. Oltre a queste due tipologie ci sono anche quelle per il trucco waterproof, quelle per pelli delicate e sensibili e quelle sfolianti all'albicocca. Queste qui entrambe sì, hanno validità di 3 mesi. Altra cosa ottima e comodissima è questa qui, la lattiganca unificata. Utilissima, soprattutto quando sei in viaggio, quando sei in giro, anche all'universitario, o non lo so, in tutte le università d'Italia, comunque, almeno ai miei tempi, quando andavo a pescare all'università, non si sa, ma anche nelle scuole, non c'è mai la carta igienica, che discorsi, vabbè. E quindi questa è comoda, è utile, è pratica, e poi la cosa importante è che sono biodegradabili, quindi possono essere tranquillamente buttate nel WC, perché non è che tutte le salviette si possono buttare nel WC tranquillamente. Appunto nel pacco c'erano anche le maschere. La cosa bella delle maschere fria, che praticamente, ora non la faccio vedere perché l'ho usata e buttata, non avevo voglia di fotografarmi, fare un video mentre avevo quella in faccia. Comunque, è praticamente una salviettina imbevuta a forma di viso con i fori qui per gli occhi e la bocca, a forma del naso. Basta metterla sulla faccia, attendere, mi pare che fosse il tempo di attesa 10 minuti. Poi niente, basta sollevare la salviettina e come fare una maschera. Solo che è molto più comoda perché non dovete stare ad applicare la maschera per risciacquare, praticamente dovete solo metterla e toglierla. E anche quella, almeno per il mio tipo di pelle, non ha dato assolutamente nessun tipo di problemi, anzi, lascia la pelle morbidissima e idratata. Quindi, per quanto ho provato io, assolutamente promossa le salviettine fria. Niente, io appunto le ho avute con questa iniziativa, poi l'estate successiva praticamente è partita un'altra iniziativa e iscrivendosi al loro sito, diventando tester fria, davano più o meno, mi sembra, lo stesso maggio tutte le nuove iscritte e ogni tanto magari sì, vi manderanno qualche novità, vi faranno fare dei sondaggi per chiedervi come vi siete trovate. Tempo fa avevano fatto anche un sondaggio per scegliere la grafica del packaging e comunque, al di là di questo, sicuramente le ricomprerò, anche perché appunto hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per oggi è tutto, non credo che caricherò altri video.